Secondo alcuni siti web, per decenni, soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 80, le signorine buonasera furono i volti e le voci onnipresenti nelle case degli italiani, incaricate di annunciare i programmi della serata. Figure quasi mitologiche cui la Rai per prima affidò il compito di introdurre il mondo del piccolo schermo a quello reale. Inossidabili come fu ai tempi il Carosello, sempre riprese a mezzo busto, simbolo di eleganza, raffinatezza ed educazione, sono diventate per generazioni di italiani più che annunciatrici punti di riferimento. Orsomando è stata la signorina buonasera per antonomasia, non la prima fu infatti Lidia Pasqualini, assunta dalle AR nel 1939 all'epoca delle prime trasmissioni sperimentali della Rai interrotte poi dalla guerra. Né quella a cui venne affidato l'annuncio che sancì l'inizio delle trasmissioni regolari della TV di Stato, a farlo fu la collega Fulvia Colombo, ma colei che fece davvero breccia nel cuore degli italiani. È morta all'età di 92 anni dopo una breve malattia. L'ex annunciatrice aveva iniziato il suo percorso nella televisione italiana con il ruolo di annunciatrice nel 1953 e da allora per 40 anni è entrata ogni giorno nelle case degli italiani per annunciare con gentilezza e chiarezza i programmi del palinsesto della serata televisiva alla sera del 1993. Dopo 40 anni esatti, la Orsomando andò in pensione, mentre il suo primo annuncio 40 anni prima era stato per un programma per ragazzi dedicato all'Enciclopedia Britannica. Un'apparizione quasi magica, che con lo sguardo fisso alla telecamera, invitava gli italiani a guardare la televisione annunciando programmi, contenuti e conduttori. È morta a 92 anni la storica annunciatrice Rai Nicoletta Orsomando, la più famosa delle signorine buonasera. Si è spenta in ospedale a Roma dopo una breve malattia.